Mister, è finito adesso Campofranco Mussomeli 0-0, che apre la stagione qui in questo clima meraviglioso a Castel Termine, allo Stadio Lombardo. E il clima delle grandi occasioni, il caldo ha fatto da padrone, quindi non è stata la partita delle grandi occasioni che abbiamo visto, però sono due squadre a rivedere, no? Sì, ha vinto il caldo, troppo, vada almeno, c'era caldo al fresco, figurati al caldo, quindi non è veramente, secondo me i ragazzi hanno sofferto tantissimo. Io ho visto un buon Mussomeli nei primi 20 minuti, un ottimo Mussomeli, poi si è spento ed è venuto fuori un Campofranco che comunque ricordiamo che ha in ritardo di preparazione rispetto... No, differenza di 12 giorni tra le due formazioni, quindi giustamente Mussomeli che ha iniziato la prima formazione a iniziare penso in tutta la Sicilia. Sì, no, ma infatti, quindi considerato pure che anche ha un buon organico e quindi niente, tutto sommato dico, insomma, è stato un buon test come calcio d'agosto, quindi dobbiamo considerarlo sempre un calcio d'agosto perché ancora è presto fare e tirare delle conclusioni. La domanda è quella, Mutolo, come può essere dopo questa prima del suo ritorno qui a Campofranco? Dico, soddisfatto a metà, che ha molto c'è da lavorare, qualche giovane impressionato, qualche grande un po' deluso, forse qualcuno sentendo fuori, però dico, ripeto, secondo me il test non è proprio, diciamo, uno... Non è così semplice da decifrare dato questo clima. È tutto giustificato oggi. Io secondo me Mutolo, quello che ha da... Non lo so, considera che Mutolo deve ricominciare tutto da capo. Sì. Perché dopo aver lasciato un lavoro eccezionale l'anno scorso alla Parmonball e qui ha dovuto ricominciare tutto da capo perché comunque ha di nuovo una squadra giovane. Cioè, sì. Lui aveva già... Oh, adesso io devo rifare... E si ritrova di nuovo con una squadra giovanissima e quindi deve lavorare, comunque abbiamo visto degli ottimi giovani. Bellante che è entrato stava per cambiare la partita, onestamente è stato secondo me il migliore, complessivamente il migliore sì, della sì. gara. In quel quarto d'ora ha fatto un macello proprio, quindi molto positivo. Allora, Mussomeli, permettimi una citazione, Guastella ha fatto una grande partita e comunque io devo fare i complimenti al Mussomeli che comunque ha fatto un buon esordio in questa categoria e tranquilla, cioè senza un solo neo però, mister, 2 secondi. Cosimo Panepinto in campo è entrato 2 secondi e poi ma si è preso l'applauso Cosimo, si è preso l'applauso, è stata la cosa più bella, però dico almeno il pallone lo potevano fare toccare. Dovete intervistare tutto nome, come si chiama? Sì. Il mister, no, per favore, sì, sì. No, ora c'ho una bella intervista, non lo faccio. Ok, dai. ciao a tutti. Ciao mister, un buon esordio per il Mussomeli che comunque sia è una matricola di questa categoria, che però comunque sia è venuto qua a Campofranco in un campo ostile per tutti, che ha fatto la sua bella partita, ha avuto le sue grandi occasioni, c'è stato un Guastella in condizioni smaglianti, ha avuto l'opportunità di andare in vantaggio diverse volte. Dico, tutto sommato, per quanto mi riguarda, l'esordio è positivo. Sì, hai ragione, indubbiamente. Noi siamo venuti oggi per affrontare un Campofranco e sappiamo le qualità del Campofranco, una squadra che gioca a calcio. E noi siamo preparati anche nei particolari per affrontare il Campofranco. Penso di essersi riuscito, abbiamo fatto durante la partita diversi spostamenti degli uomini in campo e per chiudere bene il Campofranco, perché è una squadra che gioca molto bene sugli esterni, quindi sapevo che era una partita non facile, però l'abbiamo affrontata bene, abbiamo avuto anche l'occasione per passare in vantaggio e credo che alla fine il risultato di parità ci sta anche bene. Mister, prego. Allora, dalla promozione all'eccellenza, l'anno scorso vi abbiamo seguito, avete fatto un campionato. Una grande Coppa Italia, soprattutto. Coppa Italia. Però per come vi ho lasciati vi ho ritrovati. Cioè, non ho visto questa difficoltà nell'approccio col campionato d'eccellenza, perché comunque, come hai detto poco fa, tu hai affrontato un'ottima squadra che già da 3 anni che fa bene in eccellenza. Il Campofranco, sì. Allora io ho visto pronti via un grande Mussomeli. Però dopo 20 minuti ho visto un leggero calo che mi ha un po' preoccupato. Secondo me se il Campofranco poteva approfittare di questi 10 minuti poteva farti lo scherzetto. Sì, è vero, siamo partiti molto bene, abbiamo avuto quelle due occasioni iniziali, poi in effetti abbiamo perso un po' le misure e ho cercato poi di rimettere in sesto la squadra e apportando le giuste modifiche anche nello spogliatoio. Però nel contesto dico ho visto bene la squadra e pensate che noi abbiamo così cambiato il 50% dei giocatori lo scorso anno e quindi siamo sempre in fase di laboratorio, in
curando, stiamo curando anche i particolari, però lo spirito non manca. È chiaro, io sono il regista, poi ci sono i giocatori che sono gli attori, e il regista è sempre quello, la trama è sempre quello, poi sono gli interpreti in campo che possono fare la differenza. Mister, l'obiettivo di questo campionato qual è? Proprio dichiariamolo apertamente a tutti questi che ci guardano, sincero, da casa, perché ci guardano tantissime persone, quindi diciamo, noi abbiamo un minimo di almeno 5.000 persone in volta che ci guardano in trasmissione, quindi è una dichiarazione di guerra questa stagione. Quindi, qual è l'obiettivo io sono ben chiaro, anche lo scorso anno inizialmente avevo detto che a me bastava arrivare nei playoff anche al quinto posto. Quest'anno noi partiamo per acquisire una salvezza senza passare dai playoff, sinceramente lo dico, perché se io vado a guardare, analizzare tutte le altre società, c'è una società che stanno spendendo molto di più nel nostro mese, e quindi non posso dire di arrivare molto in alto. Io dico, a me interessa in questo momento una salvezza tranquilla. Dopo, lungo il cammino, come abbiamo fatto anche lo scorso anno, se arriverà qualcosa di buono, tutto rimane. Grazie al mister, e come sempre diciamo un benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa stagione che speriamo le riservi piena di successi. Crepi, lupo, grazie anche a voi, in bocca al lupo a voi. Grazie. Ciao.